Lei è sempre stato molto essenziale, senza ortelli, senza dir possibili fino a se stessi, al contrario di molti suoi colleghi di oggi. Crede che l'essenzialità sia un valore aggiunto oggi nel fare cinema? No, io non voglio fare questo un dogma, eh. Questa è la mia maniera di vedere le cose, specialmente con alcuni film, con il contenuto che ci vogliono fare. E il suo tipo di film? No, per quello particolare. Veramente tutti i film, penso che lo spettacolo, dipende anche dagli ultimi anni, lo spettatore hanno cambiato molto, i giovani, sì, perché vengono queste clip musicali che sono molto veloci, dunque il sistema del montaggio è cambiato bastante, la percezione del spettatore ha cambiato molto. Oggi capiscono molto più velocemente che capivano, non so quanti, 25-30 anni fa o 40 anni fa. Su tutto questo, beh, una cosa personale si può spiegare la carne anche. Ecco, lei e Ken Loach siete rimasti gli unici due registi europei a fare, diciamo, a ostinarvi a fare del cinema politico. Si sente appartenente a una razza in estinzione? No, noi... Non so che dice Ken Loach di questo, però io conto le storie della nostra società, mi interessa di contare queste storie. Ma siete gli unici due ancora impegnati politicamente in maniera forte? Perché il cinema... Perché abbiamo la possibilità di trovare i soldi per fare questi film. Cioè, è molto difficile oggi per giovani direttori che non hanno un passato così, diciamo, commerciale abbastanza importante per trovare i soldi, che film che consideriamo come un film molto difficile per quindi però anche il fattore passione politica è rilevante in questo. Se non ha passione non fa film politico. La passione politica è la passione per gli uomini, per la società, per quello che sta passando alla società. Per me politica, lo diceva ieri, politica è un comportamento quotidiano, permanente. Nel 1970 c'è la Confessione. Lei era già un regista affermato e identificato come un regista impegnato politicamente a sinistra. Uscì la Confessione e da molte frange della sinistra italiana dissero Costa Gavras che è un reazionario. È diventato un uomo di destra perché non avevamo capito il film. Ecco, lei come si pone rispetto a questo tipo di critiche, a questo tipo di problemi? Era conoscenza intanto? Io sono parte di questa generazione che abbiamo vissuto la lotta dei sovietici contro i nazisti. E abbiamo vissuto anche tutte le opposizioni che facevano i partiti comunisti in questo periodo, che era contro il colonialismo, contro lo che faceva la gente del capitalismo. Abbiamo detto che era la soluzione per il mondo. E poco a poco abbiamo capito che non era vero, che era vero, e che era anche peggio che non era vero, era una, come si può dire, una cosa molto forte. Che la medicina era molto più grave del male. Ecco. E così allora che in un certo modo da dirlo, non si può continuare. Ecco, ma quindi lei l'ha capito prima di molta sinistra? E per quello fu criticato? No, penso che la sinistra aveva capito, però non voleva parlare. Lo sapeva ma non voleva accettarlo. Ecco, specialmente dopo lo che ha passato a Cecoslovacchia, la gente passava così, la sinistra però dunque con il Montanco sempre uno, quando questo libro è uscito, ha detto facciamo il film, volete facciamo il film, tutto insieme abbiamo fatto il film, perché era tempo di parlare di questo. Sapevate che avreste avuto polemiche? Enorme polemiche, sì. Anche avete tanti attori che hanno detto non facciamo questo film. Lei fa una cattiva azione. Con gli amici, sì. Chiaro, con il tempo finalmente oggi... L'ideologia No, era la simpatia, era l'abitudine di non parlare, di non fare cose. E a un certo momento era necessario dire basta. Rompere l'abitudine. Rompere, assolutamente. Certo, occupandosi di storia e di grandi temi storici, è facile entrare in conflitto. Ad esempio, lei si è occupato di tutto. No, io avevo un altro vantaggio con la Confessione, è che il libro era un libro di un comunista, qualcuno più comunista, che rimaneva comunista, che diceva questa è una storia.
Dunque non era una, un libro venendo del, come si dice, del, del reazionario, della destra. Anche la destra, come poi Marx o altri giornali, hanno scritto queste cose anni fa, prima. Insomma, ma lei si è occupato un po' di tutto, del golpe di Pinochet, del golpe dei colonnelli in Grecia, del, del, di Kissinger, della CIA, dei loro affari sporchi in Sud America, delle responsabilità di Pio XII durante l'Olocausto, del governo di Vichy, insomma ha, ha, diciamo, ha ripercorso il Novecento nei suoi passi più drammatici, con l'occhio molto lungo, il nostro secolo. Ecco, un, praticamente un secolo visto attraverso i suoi film. Da questi film si, si deduce che lei ha un'opinione terribile di questo secolo che ci siamo lasciati alle spalle, è vero? È un secolo terribile, è un secolo terribile. Quando si sa che questo secolo è passato la, la, il dramma del comunismo, il dramma dei nazi, il dramma di guerra civile greca e altri, gli spagnoli, tutti questi, un secolo tremendo. E si, si pensava che dopo la prima guerra mondiale la cosa sarebbe, la gente avrebbe capito che non stava invece indietro. Quindi lei, ecco, lei sente di aver dato uno sguardo feroce, no, feroce duro, uno sguardo personale alla società, al mondo. Non rimpiange nulla del, delle accuse? No, no, io non l'ho fatto con odio, io l'ho fatto con amore per le vittime, perché se eravamo, in certo modo siamo tutti vittime, potremmo essere vittime, tutti. Dunque a me non interessava, erano le vittime più che il, gli altri in fronte. E per, anche mi ha interessato molto la, la gente che registra, che fanno resistenza, questo è molto importante. E si vede quasi di un film che ce ne sono gente dai Tupamaros, sai, il Tupamaros, il Montan in confessione, eccetera, tutto qui. Diciamo che è un secolo e un è un mondo caratterizzato dalle, dalle guerre, e tutt'oggi le guerre hanno un peso importante nella nostra vita quotidiana. Continua. Però rispetto al, al recente passato, al, ai, ai decenni scorsi, in questo momento le guerre hanno una caratteristica diversa in più, che è la, l'aspetto religioso, lei, che prima non c'era. Religioso, nazionalista, economico. Ma perché prima non c'era un elemento religioso forte 40 anni fa, per esempio, e ora sì? No, è molto più ideologico, è molto più ideologico e economico sempre. Si incontrano sempre le stesse, come si può dire, sempre la problematiche più o meno. Chiaro, oggi siamo più religiosi. E c'è un elemento religioso più forte nel conflitto. Sì. Non... gli altri elementi sono sempre gli stessi. Pensa di volersi occupare di questo? Di voler indagare con un film questo aspetto? Non lo so, vediamo. Non lo so. Il prossimo sarà sull'immigrazione, ce l'ha detto ieri. E... no, veramente sull'immigrazione, sulla nostra società, diciamo. Qual è l'elemento che... abbiamo parlato solo di cose negative. No, l'elemento positivo di questa società? No, la società oggi positivo, e se non c'è la democrazia possiamo parlare. Possibilmente possiamo... è l'Europa, io credo bastante all'Europa. Se si può fare un'Europa che non sia un'Europa di economia sola, ma un'Europa di costituzione, del diritto, diritto, della cultura. La cultura, esattamente. La cultura, di libertà, la cultura è di più sociale. Quindi quando, quando in Francia, dove lei vive, è stata fu cassata la Costituzione, lei ci rimase male, immagino. No, io penso che i francesi hanno detto no alla Costituzione, abbiamo detto no alla Costituzione, perché la Costituzione no era abbastanza buona. Tutto aveva... mi lei detto no? Bisogna fare... io per ragioni molto personali e di cinema ho detto sì, per tutta la mia famiglia ha detto no. Che era un nemico per alcuni giorni al partito. No, penso che l'Europa non cominciava bene. Anche l'Europa è fatta per gli economici. Però bisogna fare un'Europa politica, che non c'è un'Europa politica, finalmente, no? Quindi un'Europa dell'integrazione attraverso la questione, no, del diritto. Di più, la cosa mostruosa è che 25 persone non è possibile di fare una cosa. 25 paesi. Politica, 25 paesi. Ora, ora sarà anche la Turchia e... no, la Turchia perché no, però finalmente così è sul mercato, è il supermarket d'Europa finalmente. È diventato un supermarket. Io... bisogna ripensare su questo. Io la ringrazio veramente tanto, è stato un piacere.